Io penso di attirare l'invidia di tantissimi perché tra i grandi autori e tra gli appassionati di Iacovitti è un riferimento per tutti, per cui veramente tutti vorrebbero essere, probabilmente in questo momento, al mio posto, però soprattutto quando si disegna, nel tavolino riuscire a mettere le mani sul suo mondo, poter mettere in allegria poi il lettore usando le sue invenzioni è una cosa di una grande soddisfazione, per cui io ringrazio Iacovitti di avermi dato questa possibilità a lui, alla figlia e al direttore all'epoca del giornale che ci ha fatto continuare i personaggi. Per me come disegnatore e come autore la cosa importante è riuscire ad essere all'altezza della poetica di Iacovitti, perché Iacovitti insieme ai grandi è uno di quegli autori, di quegli artisti che ha segnato la cultura, l'immaginazione, per cui non se ne può non parlare. E la cosa divertente è che poi quando se ne parla, quando si mostrano i suoi lavori, è sempre sorprendente perché le sue cose destano sempre attenzione in tutte le generazioni.